tutti da Mario Carbone. Oggi vedremo l'esercizio numero 7 insomma, per la preparazione alla tarantella, tratto da fisarmonica super facile. Il metodo è che sia a numeri che anche a note, quindi per chi vuol leggere le note basta imparare la teoria e leggere le note, chi invece vuol leggere solo i numeri basta solo prestare attenzione ai numeri, chiaro? Quindi nessun problema. Faccio sentire questo esercizio, pollice sul do e questo. E si ripete tantissimo, cioè tante volte, in questo caso l'ho ripetuto 4 volte. Abbiamo la prima battuta che è uguale all'esercizio sia il 4 e il 5, quindi c'è poco da spiegare, è 1, 3, 5, 1, 3, 5, la difficoltà sarà farla di seguito. E poi abbiamo un altro incasso, 4, 3, 2, che è la stessa cosa che avete fatto qui sopra, vedete qui, l'esercizio numero 4. La terza battuta, prima, seconda, terza battuta, la ritrovate qui. È solo un collage, quindi è questo più questo, va bene? Lo trovate qui. E quindi lo facciamo lentamente, quindi per chi studia già, insomma, per chi va di fretta, che in un giorno vede tutte le lezioni, farà confusione. E in questo modo non si impara. Però sarà così, la prima battuta è questa. E poi l'altra è questa, è anche come il rigo di sopra. È così, beh, forse è più semplice tenerli sotto mano qua. Questa è questa battuta e questa la trovate qui. Dovete solo collegarla e quindi collegandola lentamente questo. La seconda battuta bassi in posizione 1 settima, che è sol settima, sarà così. Man mano cercate di velocizzarla. Mettete un metronomo, vi può aiutare, prima magari pronunciate Napoli, Napoli, poi suonate così. Bene, lo ripetete tantissimo, l'esercizio è questo, è l'esercizio, diciamo, alla fine conclusivo di questo insieme di esercizi per la tarantella. Ripeteteli poi tutti quanti, insomma, tantissimo, fin quando li avete assimilati molto bene, perché poi ci serviranno per andare avanti con gli altri brani. Quindi questa serie di esercizi faranno parte di una playlist che saranno dedicati solo agli esercizi, e man mano ne inserirò altri, se ci sarà un secondo volume di fisarmonica super facile, dipende da voi se c'è interesse, altrimenti inutile faccio i metodi per me stesso. Però interesse per ora, ci sta, insomma. Quindi ripetetele tantissimo. Qua in questa playlist, troverete vari esercizi, e sarà affiancata da un'altra playlist dove ci saranno, insomma, praticamente i brani, quindi andremo direttamente sul pratico, sul divertente. Bene, per oggi è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione. Ciao a tutti.